per essere così numerosi. Ieri abbiamo visto tutti in diretta che cosa è successo. Durante la notte sono uscite una serie di cose non vere, di cose non precise, ed è stato giusto organizzare oggi questa conferenza stampa, anche perché ho avuto decine e decine di richieste da voi per capire che cosa è successo. A questo punto ecco la conferenza stampa, che avrebbe dovuto essere quella di recupero sull'altra, ma che a questo punto è la conferenza stampa di chi ha patito l'esclusione e la squalificazione da questa 70ª edizione del festival. Qui alla mia destra c'è Valerio Soave, presidente della Mescal, al suo fianco c'è Bugo e al fianco di Bugo c'è Simone Bertolotti, che è il direttore d'orchestra ed è colui che tra le altre cose ha seguito tutta la parte di prove, non prove, e anche lì dove si è detto la qualunque. Perciò noi abbiamo questa mezz'ora a disposizione e possiamo chiarire tutto. Io prima di chiarire tutto faccio l'ufficio stampa. Ieri è uscito un disco bellissimo che si chiama Christian Bugatti e che purtroppo è passato assolutamente in secondo piano su tutto quello che è stato poi causato dal palco di Sanremo. Io vi invito a fare attenzione a quel disco, perché è un disco veramente bello, e all'interno di quel disco c'è una canzone che si intitola Sincero featuring Morgan, e questa parolina centrale è molto importante su quanto è successo in questi giorni. Prego. Allora, intanto vorrei, ciao Manuela, ciao Christian, ciao Valerio, vorrei sapere la versione di Morgan, di Bugo, naturalmente su quanto è accaduto, e poi riportare il fatto che Morgan dice che lui si è soltanto arrabbiato, soprattutto, non soltanto, ma soprattutto arrabbiato per la versione che è stata fatta giovedì sera nella serata delle cover, che lui ha cantato in primo piano rispetto a quello che erano gli accordi. È una domanda e ovviamente attendiamo la risposta di tutti voi tre. Prima che Bugo risponda, innanzitutto voglio salutare tutti, mi presento, sono Valerio Soave, ed è molto triste per me essere qua, ve lo confesso, dopo aver seguito Morgan per 25 anni a fasi alterne, aver prodotto tutti i dischi di Blue Vertigo, aver fatto il disco dedicato a Fabrizio De André, le canzoni dell'appartamento, poi mi sono allontanato da lui. La vita di una persona, ricordatevi tutti, è per me fondamentale questo, è molto più importante di tutte le polemiche sulle esclusioni di un festival, eccetera. Io ho lottato più riprese, 6-7 volte sono ritornato e me ne sono andato. Tradito dalle persone che avevo vicino, a cui imponevo. Voi sapete che, avete letto, sapete che Morgan è stato escluso ovviamente dal Festival di Sanremo per alcune dichiarazioni che aveva fatto. È inutile che ce lo nascondiamo. Morgan è una persona sensibilissima a cui io voglio un sacco di bene. E questo mi fa molta tristezza essere qua a dover parlare per difendere certe cose successe. Purtroppo, dalle affermazioni che lui aveva fatto allora, voi sapete che le paranoie, i complotti, il vedere situazioni esterne sono un po' una tragica conseguenza di tutto questo e impedisce di lavorare serenamente con una persona che quando gli vuoi bene la vedi sempre andare sempre peggio e stai male. Io ho esortato sempre tantissime volte le persone che gli erano intorno e sono arrivato a dare degli out più volte ho dovuto arrendermi perché tradito dalle piccole cose contingenti. Io bloccavo una certa cosa,
era sempre chi trovava un DJ set o altre situazioni che gli permettevano di vivacchiare. A me spiace tanto dire oggi queste cose perché le vivo su di me. Perché potete capire, dopo 25 anni di frequentazione con una persona che la vedi, quotidianamente proprio scendere su, fino ad arrivare a delle situazioni che tu non puoi più farci niente, e tu dici: perché allora, sapendo tutta questa situazione, l'hai voluto portare a Sanremo? E l'abbiamo voluto portare a Sanremo per un motivo molto semplice. Io mi sono innamorato del disco di Bugo, segnato tra l'altro, lo dico tutto, loro stavano producendo a Milano, proprio da Ermal Meta, che mi ha detto: ho sentito dei pezzi bellissimi. E Ermal ha voluto partecipare anche in duetto con Ermal. Ed era un pezzo in particolare, che è questo che avete sentito, che era stato scritto proprio da Bugo, Bonomo, Maestro Bertolotti, che si adattava perfettamente, e ovviamente Marco, per partecipare a Sanremo, visto che sul pezzo che abbiamo presentato, che era solo di Bugo, il direttore artistico ha detto: è bellissimo, però Bugo non ha notorietà per poter venire da solo a Sanremo. Quindi Morgan, quando dice che l'abbiamo usato tra virgolette per venire a Sanremo, essere sinceri, è vero, l'abbiamo detto, e poi lo presentiamo con Ermal, poi lo presentiamo con Morgan. Ermal ha un progetto che è in uscita, grandioso, sta realizzando le cose, quindi è tutt'altro, non potevamo coinvolgerlo. E chiaramente rimane a Morgan, che l'abbiamo chiesto, ti farebbe piacere, che loro si conoscono da anni, hanno collaborato, hanno fatto concerti insieme, eccetera, sono proprio amici. Morgan ha dichiarato più volte quanto Google l'abbia sostenuto in tutte le vicissitudini e i momenti in cui ha avuto sfortunatamente dei problemi della casa, l'ultimo, lo sapete, come ha preso posizione anche Bugo nei suoi riguardi. E ovviamente il pezzo, avete sentito, è piaciuto molto. È chiaro che la prima richiesta che mi ha fatto Marco, mi ha detto: se io devo venire a Sanremo, perché ci vengo ultra volentieri, ho bisogno di che mi facciate firmare questo pezzo. Non c'è stato nessun problema da parte di Bugo a dire: ci mancherebbe. Ma Morgan ha scritto una nota, non ha scritto una parola di quel pezzo. E non l'avremmo mai detto. Mi dispiace, perché lui sta affermando tutto il contrario. Ho letto delle cose, visto delle cose, e mi dispiace. In cui lui dice: il pezzo l'ho scritto io, potevo modificarlo come volevo. È opinabile anche questo, però. Ecco, quello che io però volevo puntualizzare è che mi appello alla coscienza di uno di voi e alla coscienza delle persone che seguono Marco.